Il diritto all'alloggio per i senza tetto è uno dei temi affrontati oggi a Genova, in una città, in una regione dove ci sono tante associazioni che si prodigano per dare una mano alle persone in difficoltà. Vediamo con Giorgio Specchia. Posso dire che negli ultimi anni l'accesso ai servizi di base è decisamente aumentato a livello esponenziale. Ripeto, soprattutto di fasce che un tempo non accedevano a questi servizi, ecco, e che invece in questo momento ne hanno estremamente bisogno. Il bisogno di una casa, di un pasto, di un aiuto, di una rete sociale è venuta a mancare. Sono circa un centinaio le associazioni pubbliche, private, religiose e laiche che nel nostro paese si occupano di persone senza fissa dimora. Un problema che la crisi economica, giunta ormai al suo quinto anno, ha enormemente aggravato. Secondo l'Istat, nel nord-ovest del nostro paese vivono oltre 18.000 senza tetto, un migliaio in Liguria. Ma il dato di per sé può essere fuorviante. Oggi abbiamo molte persone che la casa la possiedono tuttora, ma non hanno i mezzi per mantenersi oltre l'affitto e l'utenza, per cui ricorrono a questi centri per alimenti, per vestiario, per mense, per riuscire a integrare il reddito che è assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze di un mantenimento di una vita decente. A Genova si sono riuniti gli esperti dell'Osservatorio Europeo dell'Housing con l'obiettivo di promuovere il diritto all'alloggio attraverso gli strumenti giuridici offerti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, un'analisi delle varie realtà del vecchio continente per sviluppare le migliori politiche di inclusione sociale. Il reddito minimo, che è una misura base per dare infrastruttura alle persone che abbiano un livello di povertà significativo, manca solo in Italia e in Grecia. Anche l'Ungheria in piccola parte lo sta introducendo, negli altri paesi c'è.